Ciao ragazzi, volevo parlarvi di un problema che ho in questo periodo. Non è vero, non ce l'ho in questo periodo, ce l'ho praticamente da quando sono nato. E che voglio condividere con voi. Finalmente ho preso coraggio e voglio condividerlo con voi. Io compro la roba a cazzo, compro le cose a cazzo, io spendo i soldi per le stronzate. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo vlog dove facciamo una chiacchierata, dove vi mostro ciò che ho comprato questo weekend. Mi viene soltanto il fiatone a pensare che ho speso 86 euro in uno di quei negozi che vendono le cose a caso, ma che tu non puoi fare a meno di comprare. Intanto, se vi è capitato, mettete un like gentilmente qua sotto al video, così capisco di non essere l'unico. Se vedo che ci stanno 8 like mi comincio a preoccupare veramente. Questo weekend era un po' giù di morale ed ho scoperto che ci sono poche cose che mi fanno, diciamo, cambiare umore in breve tempo. Una di queste è lo shopping insensato. I negozi di tecnologia per me sono tipo i coffee shop ad Amsterdam, dove io entro per rilassarmi e poi esco fuori con un televisore, con un computer, con un mouse, con una tastiera da gamer, con tutte queste stronzate qua che tu dici: ma ce l'hai già dentro casa? C'hai una casa che è grossa come quella di Shrek, però tu continui a mettere dentro la roba. Tanto io prima o poi sarò costretto a scappare da questa casa, perché non ci sarà più spazio nemmeno per dormire in piedi come fa Dracula. Comunque, bando alle ciance, volevo parlarvi appunto di questo problema che ho. Comprare a caso non significa che se c'è qualcosa che mi piace tantissimo lo compro perché so che poi lo utilizzerò. No! Io compro una cosa che in quel momento ho l'euforia di comprare, ma che poi dentro casa poi mi sbatto in faccia. Così. E quindi volevo fare un unboxing di quello che ho comprato, cercando di capire anche da parte vostra se sono cose che potrebbero piacervi, se sono cose che un'altra persona comprerebbe, o sinceramente ve lo dico, se devo andare in clinica o no. Tanto per sapere. In quest'ultimo periodo sono peggiorato, però è da tanto che io, per esempio, compro cose. A caso avrò nel mio armadio 400 magliette, di cui 399 non le metto più. Comprate magari un anno fa massimo, ah, non la metto più perché questa mi sta stretta, perché quest'altra si è sbiadita, perché questa non mi piace più, questo è un modello che non mi piace più, stanno vanno de moda i maglioncini e i felpe, non me li metto più. L'anno prossimo andranno de moda i canottiere, stanno non me li metto la canottiera perché non mi piace. Quindi, per farvi capire che la mia mentalità è molto consumista, ed è per questo infatti che mia madre ogni tanto mi prende a calcio e mi dice: tu sei troppo consumista. Però la mia risposta qual è? È: mamma, se dovessi morire, almeno so che mi sono comprato quello che mi piace. Perché gli devo lasciare i soldi a qualcun altro? Scusate. Comunque vi voglio far vedere le cose che ho comprato in questo negozio. Aspettate, tolgo la targhetta perché sennò mi dite: ah no, sei un venduto bastardo, devi morire, sei un canco, spendi i soldi di YouTube che ti facciamo guadagnare noi. La calzetta con i peli annessi e lo smalto. Forse dovrei farmi le unghie, vero? Ragazzi, è una cosa che io adoro. Come fate a dire che sono brutte queste calzette? Come fate a dire che sono brutte? Cioè, non ci andreste in giro? Magari anche con i sandali. Da quant'è che non esci con un ragazzo? Fammi controllare. Sto iniziando dalle cose più soft. Dopodiché ho comprato questo, che non è cacca, credo, ma è praticamente un fagiolo magico. Si chiama fagiolo magico, nel senso che tu prendi sta terra, la metti in un vaso. Io ho preso quello trasparente, così si vedono, sempre se dovesse crescere, si vedono le radici. E esce qua sopra praticamente un seme che viene con un cuore sopra, da quello che ho capito. Però ho pagato 3 euro, eh? Il vaso 5, 8 euro. 2 euro in più, no, ma il sushi al pomeriggio. Per restare in tema, a 25 anni le persone hanno dei figli e lavorano. Ho comprato questo. Non si sa mai, dovessero arrivare gli alieni, io sono preparato a mimetizzarmi tra di loro. Però c'è una cosa più grave che ho fatto, per la cifra più alta di queste stronzate, che sono tra i 3, 4, 5 euro. Ed è questa. Sono nell'angolino. Oddio! No! Oh cazzo. Che... che ho pagato 40 euro. E l'ho usata adesso per fare il video. Però è la mia macchina preferita e non ho resistito. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, potete tranquillamente condividerlo ovunque voi vogliate, anche quando siete in un negozio a comprare cose a caso. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un piccolo like qua sotto, così faccio la seconda puntata, perché nella prossima io leggerò quello che mi scriverete voi qua sotto con un commento, ovvero quali sono le cose più stupide che avete comprato nella vostra vita. E niente, ciao!